Gravissimo incidente questa mattina al parco acquatico Acqua Felix. Attorno alle 12, dopo aver concluso la corsa su uno scivolo, una bambina di 10 anni è stata involontariamente travolta dal padre che stava sopraggiungendo. L'impatto avrebbe causato problemi alla schiena della piccola, tanto che la bambina non riusciva a muovere le gambe. Sul posto è arrivata immediatamente l'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Civitavecchia. Nei pressi del parco acquatico è anche atterrato l'elisoccorso, che ha caricato la bambina e l'ha trasferita all'ospedale Bambin Gesù di Roma in gravi condizioni. Come detto, sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire i contorni di questo terribile incidente. Qualcosa si muove sul fronte della cantieristica. Per carità, non c'è nulla di ufficiale a riguardo, ma la sensazione è che nonostante la pesante coltre di silenzio calata sull'argomento, si stia facendo qualche passo in avanti. In quale direzione e con quali obiettivi è difficile saperlo. L'autorità portuale tace e allo stesso modo tace Tancoa, la società genovese che realizza mega yacht e che aveva più volte manifestato negli ultimi anni la volontà di subentrare nella gestione del cantiere ex privilege. Alle richieste avanzate da Tancoa, Molo Vespucci aveva risposto sempre picche, lasciando aperto recentemente solo uno spiraglio riguardante la possibilità di poter eventualmente concedere l'utilizzo di uno dei capannoni dell'ex cantiere navale, diventato nel frattempo, ma solo parzialmente, un grande parcheggio dove vengono lasciate in sosta le autovetture nuove appena sbarcate dalle navi RoRo. Ebbene, tracce di Tancoa sono state segnalate ieri in varie aree del porto e all'esterno della stessa autorità portuale. È data per certa la presenza dell'amministratore delegato della società, l'ingegner Vincenzo Poerio, che nel maggio scorso, nel corso di un'iniziativa pubblica, aveva presentato alle forze politiche e sociali il progetto riguardante l'apertura di un cantiere navale a Civitavecchia. A quanto sembra, la delegazione di Tancoa, oltre a raggiungere gli uffici di Molo Vespucci, accompagnata da alcuni dirigenti dell'Authority, si è recata anche all'interno del cantiere ex privilege. Cosa ci sia dietro questo contatto diretto è difficile a dirsi. Due le ipotesi sul tappeto. Tancoa potrebbe essere stata individuata da Marine Goddess come la società incaricata di smontare o spostare lo scafo P430 che deve essere rimosso dal cantiere. In quel caso il sopralluogo di ieri potrebbe essere servito a vedere come agire da un punto di vista strettamente operativo. Oppure potrebbe essere arrivata la tanto auspicata fumata bianca riguardo la possibilità di concedere alla società genovese l'uso di uno dei capannoni per poter iniziare la sua attività a Civitavecchia. I prossimi giorni ci diranno quale delle due ipotesi formulate ha trovato riscontro. È durato solo due giornate lavorative, quella di sabato scorso e quella di ieri, il disagio per gli ambulanti di Piazza Regina Margherita, che operano al di sotto del tratto di tensostruttura interdetto dopo il danneggiamento di un pilone, urtato da un mezzo di CSP, impegnato venerdì pomeriggio nelle quotidiane operazioni di pulizia. La situazione è tornata alla normalità in tempi record e c'è da dire che nonostante il periodo feriale, in questa circostanza la macchina comunale ha funzionato al meglio, con il pilone che è stato interamente sostituito nell'arco di poche ore. Ieri, dopo il via libera degli uffici tecnici, il vice sindaco Manuel Magliani aveva revocato l'ordinanza di interdizione dell'area dove si trovava il pilone danneggiato, non sussistendone più i presupposti ed essendo stato rimosso il pericolo. In una nota il vice sindaco aveva parlato di un ottimo risultato che consente alla cittadinanza, agli operatori e agli utenti di poter usufruire in sicurezza dell'area in questione e aveva ringraziato in particolare la ditta Sportiello, gli uffici, la polizia locale e tutti coloro che hanno collaborato al fine di risolvere la questione in maniera rapida ed efficace, sgomberando il campo rispetto a ipotesi di tempi lunghi. Ancora giornate all'insegna del gran caldo, anche se Civitavecchia è una delle poche città italiane sotto osservazione per le quali non è arrivato il bollino rosso. Nel bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Sanità e dalla Protezione Civile, Civitavecchia viene segnalata con il bollino giallo fino alla giornata di domani. Nel bollettino si prevedono temperature che possono arrivare ai 34 gradi, che raggiungeranno un massimo di 36 gradi percepiti, ma negli ultimi giorni abbiamo visto come le temperature reali siano andate ben oltre quelle previste, col tetto di 38 gradi toccato domenica scorsa. Ricordiamo che con il livello 1, ovvero quello giallo, riguarda condizioni meteorologiche che possono mutare a livello 2. È prevista la preallerta dei servizi sanitari e sociali. Stando alle previsioni degli esperti, questa ennesima ondata di caldo dovuta alla presenza di un anticiclone di origine africana si protrarrà almeno fino a domenica prossima.
Accogliamo con moderato ottimismo la notizia che il progetto dell'eolico offshore sta procedendo spedito e usufruisce di coperture economiche importanti. Inizia così una nota di Unione Popolare che però si dice fortemente preoccupata dal fatto che, al contrario di altri territori nei quali sono proposti progetti similari. Perché la nostra autorità portuale continua ad ignorare il progetto dell'offshore o, nel migliore dei casi, a sottovalutarlo, si domanda Unione Popolare. Perché le aziende dell'indotto Enel non prevengono tale situazione facendosi portatrici di un progetto di sfruttamento delle aree retroportuali per l'indotto eolico e lo presentano all'ADSP? Perché il Comune non si fa soggetto attivo di progettualità, iniziando ad approcciare seriamente la transizione energetica? Cosa sta facendo la Regione Lazio, che dovrebbe sostenere il progetto e coordinare la sinergia tra enti, istituzioni, soggetti sociali e soggetti privati? Si cerca ancora il pirata della strada che nella tarda serata di venerdì scorso in via Terme di Traiano ha investito ed ucciso un cane che era accompagnato dal padrone. La consueta passeggiata serale per portare il proprio amico a quattro zampe a fare i bisogni si è trasformata quindi in tragedia, quando l'animale, che era abituato a scendere da solo di casa e aspettare davanti al portone il padrone, è iniziato ad attraversare la strada, forse attratto da qualche animale dall'altra parte della carreggiata. Il padrone, che nel frattempo era uscito dall'abitazione per metterlo al guinzaglio, ha avuto solo il tempo di assistere al terribile impatto tra l'Amstaff marrone ed una macchina che scendeva da via Terme di Traiano a grande velocità. Nonostante l'impatto violento, chi era alla guida ha pensato bene di non fermarsi per capire cosa fosse successo e per dare il proprio contributo ad eventuali soccorsi, dandosi invece alla fuga. Oltre all'animale morto sul colpo, ha lasciato sull'asfalto solamente una parte della griglia del radiatore, distruttasi al momento della collisione. Si tratta di una Fiat di colore scuro, come hanno scritto sui profili Facebook alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e che chiedono aiuto nel riuscire a rintracciare l'auto pirata. «Non ho tenuto Caio al guinzaglio per qualche secondo», afferma il padrone, «perché quella di scendere da solo e aprire il portone era una sua abitudine, per cui la colpa è mia. Se il proprietario dell'auto si fosse fermato avrei pagato i danni, ma scappare è sempre sbagliato. Se fosse stato un bambino o un anziano, alla velocità a cui viaggiava l'automobile era impossibile capire quello che è successo». Continua il dibattito dopo la riunione tra gli ambulanti del mercato e l'assessore Perello, con la situazione ormai in mano alla magistratura. Ad intervenire è Tullio Nunzi dell'associazione Meno Poltrone Più Panchine. «Purtroppo niente è trapelato sul progetto presentato», afferma Nunzi. «Presumo che i tempi siano irrimediabilmente ancora più dilatati e che ormai il tutto sarà affidato alla prossima amministrazione. Tutti, a cominciare dagli ambulanti, debbono prendere coscienza. Ci troviamo ormai davanti ad una tragica emergenza a cui va data immediata risposta con soluzioni. Per evitare ulteriori problemi e ritardi credo che sia necessario affrettare i tempi e seguire alcune semplici regole nel rapporto istituzionale. È assordante, ad esempio, il silenzio di Confcommercio riguardo lo scontro tra l'assessore e il proprio delegato». Pomeriggio speciale ieri all'oratorio dei Salesiani, dove c'è stata la festa per gli 80 anni di Giorgio Ponzi. Il suo è un nome molto conosciuto in città per aver dato sfoggio a Civitavecchia in vari campi, dal calcio alla socialità, fino alla grandissima passione per il teatro, cominciata per gioco e che poi l'ha visto protagonista per 50 anni. Tantissimi amici, compagni di una vita e parenti gli hanno voluto rendere omaggio al meglio, chi con un abbraccio, chi con qualche ricordo del passato e chi con qualche regalo, graditissimo da Ponzi. Ascoltiamo l'intervista. Siamo con Giorgio Ponzi, una giornata speciale, una festa speciale qui ai Salesiani e per i suoi 80 anni. Che effetto fa vedere tutta questa gente che sta festeggiando con Giorgio Ponzi? L'effetto che l'unica cosa positiva è tutta sta gente che mi vuole bene e che io voglio bene a loro. Perché sono dei positivi, in 80 anni non c'è niente. Questo va bene per circondare da tutti questi amici. Che... Ah, signor, c'è qualcuno, manco lo sospettavo. Già, ma io ho giocato con te, io mi ho allenato, ma via, quindi quella è la cosa positiva. Se qualcosa di buono mi ha fatto. Veramente, poi in tanti mondi, dal calcio al mondo degli arbitri, al mondo sociale, al teatro, quindi teatro. Tanti aspetti. Il teatro ho cominciato scherzando, ho fatto 50 anni di teatro. La prima volta recitavo mi vergognavo come ladro. E invece poi io ci ho preso gusto, 50 anni di teatro. Mamma mia, ne parlavo. Quindi tanti ricordi che riaffiorano, poi vediamo anche tanti calciatori del passato che sono venuti qui a parlare proprio con lei di quello che avete fatto in campo, con le varie squadre, chi giocava, chi era impegnato nei vari campionati. Adesso sto iniziando un libro sul calcio proprio a Civitavecchia,
perché me l'hanno chiesto anche me, però devo mettere insieme tutti i ricordi, tutti noi, perché io allenavo, che ancora giocavo a pallone, già allenavo i ragazzini, e ricordarsi tutti i nomi, cosa è un po' un problema, però qui facciamo addirittura le Olimpiadi, io disegnavo le corsie, è una cosa, adesso purtroppo sono finiti i tempi, dicono che sono finite, le cattive abitudini sono iniziate. Infatti mi dicono che lei è un personaggio che ha fatto davvero di tutto nei vari contesti per poter fare in modo che i ragazzi si potessero divertire, stare lontani dalla strada e poter diventare anche dei calciatori importanti. Sì, ma io dei calciatori, a parte c'è stato Franco Campidonico che ha giocato con la Juve, poi col Genoa, poi c'è stato Pasqualino Lattanzi che ha giocato con l'Inter e poi ci sono stati tanti altri spazi in tutte le società. Col teatro ho conosciuto Edoardo, che ci ho parlato due o tre volte, è stata una soddisfazione, ma con i meglio attori italiani, quando io ci parlavo, cioè come se, è stata una soddisfazione enorme pure quella. Poi qualcuno che recitava come Pino Quartullo, come Carla Celani, sono diventati professionisti. Pino Quartullo è il regista affermato, ha fatto. Insomma, sono state soddisfazioni. Poi la soddisfazione, una delle più grosse soddisfazioni è stata che ultimamente i ragazzi di una volta mi hanno dato una medaglia, c'è scritto dietro, per averci fatto diventare grandi. È una soddisfazione che i ragazzini sono cresciuti. Adesso tutti pensionati pure loro. Bravi, bravi. Soddisfazioni grosse, così. Difatti facendo, mi sono illuso che c'era una famiglia e non mi sono fatto una famiglia mia, perché tutti questi ragazzi erano tutti figli miei. Poche sorprese per il Civitavecchia Calcio nella nuova stagione di eccellenza. La LND Lazio ha presentato gironi e calendari della nuova stagione alla festa dei calendari che si è svolta a Tivoli. Presente in loco anche il presidente del Civitavecchia, Patrizio Presutti, per ritirare il premio da consegnare a bomber Manuel Vittorini per aver vinto il titolo di capocannoniere lo scorso anno nel girone A. Tornando alla nuova stagione, i nerazzurri saranno ancora inseriti nel raggruppamento del centro-nord, confermate tutte le realtà del litorale più vicine alla nostra città, Favolcimini, Amatrice, Ladispoli, Aranova, V3 Maccarese e Aurelio. Ci sono altre formazioni romane affrontate spesso negli ultimi anni come Astrea, Campus Euro e Citizen Academy, nuovo nome del quarto municipio. Confermata anche la divisione delle due compagini di Pomezia e la loro inversione, infatti quest'anno ci sarà il Pomezia Calcio e non l'Unipomezia. Torna dopo qualche anno la Luis, ultimamente inserita nel B, e torna anche il Villalba, che curiosamente sarà l'avversario del Civitavecchia nella prima giornata, quella del 3 settembre in casa dei Rossoblù, e dell'amichevole del Tamagnini di domenica prossima, per cui ci sarà da capire se le due società preferiranno annullare la partita. Passiamo alle novità, come quella del Monte Spaccato, che battagliò con la CPC ai tempi della promozione. Figurano anche altre tre vincitrici del campionato di promozione, oltre alla Matrice, come la Romulea, che ha fatto il suo girone A, la Pescatori Ostia, che ha primeggiato nel C, e il Valmontone, vincitore del girone D. Vera novità è quella dell'Audace, che negli ultimi anni ha sempre figurato nel girone B. Come detto, l'esordio in campionato avverrà il 3 settembre sul campo di Guidonia contro il Villalba. Per la prima al Tamagnini bisognerà attendere il 10, quando al Tamagnini arriverà il Citizen Academy. Il mese di settembre verrà completato da Romulea e Aurelio, decima giornata con turno infrasettimanale, il 1 novembre in casa col Valmontone. Il campionato si concluderà con la penultima giornata a Santa Fermina al Tamagnini contro la Luis e la trasferta del 5 maggio a Roma con l'Astrea. Per quanto riguarda il girone, commenta mister Stefano Manelli, orientativamente ha rispettato quanto ci si aspettava prima della sua composizione. Globalmente il livello è molto alto e per questo altrettanto stimolante. La Civitavecchia Volley Academy si prepara ad una lieta notizia. A breve gli arancioneri dovrebbero pronunciare un importante rinforzo che andrà ad inserirsi nel gruppo di Alessio Pignatelli per il prossimo campionato di Serie C. Le voci si rincorrono ormai da settimane, per non dire mesi, ma a ridosso della partenza della preparazione atletica i veli dovrebbero calare. Intanto la Comal deve fare i conti con due giocatrici che non faranno parte del progetto per la nuova stagione. Il centrale Eleonora Affuso e la schiacciatrice Veronica Murgia hanno deciso di cambiare squadra ed unirsi ad una delle avversarie del prossimo campionato per le Tigri, ovvero l'Anguillara. Adriano Stella può ancora festeggiare dopo la conquista del pass per le Olimpiadi di Parigi. Il CT della nazionale italiana si è potuto godere il bronzo vinto da Nicolò Renna ai mondiali in Olanda. Un grandissimo risultato quello del surfista azzurro dopo la vittoria dell'europeo.
C'è anche un po' di rammarico perché Renna si era presentato alla medal race in prima posizione. Un altro interessante risultato è stato ottenuto da Luca Di Tomassi, che si è piazzato al quarto posto. Arrivato in medal race in nona piazza, il velista delle Fiamme Gialle ha disputato un grande quarto di finale, portandosi al quarto posto. Anche per lui un po' di rammarico perché una semifinale non perfetta non gli ha consentito di poter migliorare ulteriormente la propria situazione. Novità di rilievo per la pallanuoto Civitavecchiese. La Centoncelle ha deciso di organizzare il Città di Civitavecchia, un torneo che interesserà il movimento pallanuotistico locale dal 28 agosto al 3 settembre. Diverse altre discipline sfruttano l'estate per organizzare tornei, cosa che purtroppo difficilmente si verifica per la pallanuoto. La manifestazione si terrà nella piscina della Centoncelle a San Liborio e sarà aperta a diverse categorie, dall'under 16 ai master, passando per il femminile, compresi eventuali non tesserati. Ci sarà spazio soprattutto per i giocatori locali. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social. Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.